video del centesimo. Sono Filodoro e oggi in realtà vorrei ritirare fuori. Allora ve lo dico, questo video lo sto facendo il 2 aprile. Non so di preciso quando lo farò uscire sto video, però vi dico solo che l'ultimo episodio è uscito, cioè non so se usciranno altri episodi nel mentre, però ora l'ultimo episodio uscito di Miraculous è Oblivion. Che vogliamo veramente parlarne di questo episodio? In realtà ho deciso di fare questo video perché l'altro giorno ne stavo discutendo con una mia amica e ci siamo rese conto che Oblivion era un episodio che aveva un grande potenziale, ma come al solito, come tutto Miraculous, non ha tirato fuori veramente quello, una roba bella. Perché chiacchierando ci siamo resi conto che Oblivion è come Frozen. Nel senso che in Frozen è stato proprio dichiarato che loro hanno fatto prima le canzoni e poi ci hanno montato intorno al film. E infatti in alcuni punti il film c'ha certi crateri vulcanici clamorosi, manco i buchi di trama, proprio i crateri. È uguale in Oblivion, praticamente l'episodio si basa su sti due. Tu volevi fare un episodio romantico che andava a finire con il bacio, volevi fare un episodio fanservice. Più di tanti altri episodi che abbiamo visto in sta serie, questo episodio proprio è l'apice del fanservice di Miraculous. L'episodio si concentra unicamente sul bacio, si concentra unicamente sulle fusioni che fanno sti due, si concentra unicamente sul fatto che loro due non si ricordano chi è l'uno e chi è l'altro, quindi lui non si ricorda che lei è la sua migliore amica, tacci tua, e lei non si ricorda che lui è l'amore della sua vita e che quindi è una sottona allucinante quando sta con lui, e quindi fanno cose, si abbracciano, si baciano, si fanno infusioni, coccole, carinerie, cose che non si sono mai viste in Miraculous. Infatti negli ultimi due minuti troviamo lei che sbatte la testa sulla scrivania e lui che sta di nuovo a pensare ai bovi in campagna. Però obiettivamente mi sono anche resa conto che Oblivion era un episodio che aveva del potenziale incredibile. Ragazzi, in ogni serie, in ogni sacrosanta serie ci deve essere o il personaggio che perde la memoria oppure quell'episodio di amnesia. Sempre, sempre, comunque ci deve essere un personaggio che perde la memoria. Tre cose che sono vitali all'interno della serie: la perdita di memoria, l'episodio flashbackone che ti racconta tutto dall'alba dei tempi fino a ora, e la scimmia. E Miraculous ancora non l'abbiamo visto, ma tanto prima o poi ce la butteranno in mezzo. La scimmia è come i ninja, ce la buttano in mezzo, prima o poi ce la buttano in mezzo. No, neanche il ninja l'abbiamo visto in Animaestro. No, anzi, un'altra cosa che ci deve essere di sicuro per forza è il personaggio che entra in coma, che quello non so perché ho il sospetto che sarà Adrien. Prima o poi lo ce lo faranno entrare. O entra in coma o sonno profondo tipo bella addormentata. Vabbè, ritorniamo un attimo seri, ritorniamo all'episodio. Questo è stato l'episodio dell'amnesia. Quindi tu hai una carta bianca praticamente. Per la prima volta dall'inizio di sta serie non hai dei personaggi impostati. Non devi dire per forza questo personaggio si deve comportare così, Caio si deve comportare così, Sempronio deve fare così. Tu è come se hai resettato tutto da capo. Tu hai veramente la possibilità di fargli fare quello che vuoi. Che non è tanto per la storia di tutti gli sguardi languidi e melensi che si sono lanciati lungo il resto dell'episodio, quanto più la cosa che mi sono incavolata è il fatto di come se la sono sbrogliata alla fine. Cioè, a sto punto, se tu alla fine comunque gli volevi far riprendere la memoria, perché, cioè, è giusto che sia che riprendono la memoria, se no se tocca ricominciare la serie, tu avevi veramente, potenzialmente, una chicca in mano. Si poteva fare una cosa tipo la Your Name, per dire. Che poi non è che te sto a dire che devi allungare chissà quanto il brodo. Magari serve, bastava un dettaglio, raga. Bastava un dettaglio che magari non avremmo rivisto manco subito, avremmo rivisto qualche tempo dopo. Ma bastava un micro dettaglio che avrebbe completamente cambiato il resto della serie. Per fare un esempio, proprio un esempio sciocco. Allora, abbiamo il momento di sti due che stanno scappando da Oblivion e va bene, ok, d'accordo, fino a là tutto regolare. Poi lei riesce a trasformarsi e dice: no, ok, devo andare a fermare Oblivion. E lui non si riesce a trasformare, ovviamente, perché non c'è Plug. Però prima di fare quella scena, la no, ti prego, non andare, ti proteggerò io, non ti preoccupare. O volendo, anche prima, bastava un niente. Sapete che bastava per cambiare completamente le cose? Bastavano i loro portafortuna. Di sicuro ve lo ricordate quando Marinette ha dato ad Adrienne il suo portafortuna e lui per il compleanno di lei gliene ha regalato uno a sua volta? Visto che per tutto l'episodio i due sono stati tutto il tempo a chiedersi: ma allora noi due ci conoscevamo? Ma allora può essere che ci eravamo innamorati, ci piacevamo? Potevi fare che a un certo punto i due si fermavano un secondo veramente a riflettere e magari gli facevi pensare una cosa del tipo: ma noi ci amavamo per davvero anche fuori, senza la
amnesia? Ma una volta che sarà svanito il potere del cattivo, ma noi ci ricorderemo l'uno dell'altro? Oppure saremo due rincoglioniti fracichi che non riconoscono l'amore della loro vita, nonostante per colpa di una mascherina che copre fino a qua, voglio dire, che non cambia nemmeno il taglio dei capelli o l'acconciatura, che ci vediamo tutti i santi giorni e lei puntualmente sbatte la faccia per terra ogni volta che lo vede e lui la friendzona ogni volta che ci parla? Ma che per caso sarà così la nostra vita quando finirà l'effetto dell'amnesia? No, ma che sadiva, no, è possibile. E là, visto che tanto lo scopo di questo episodio era metterci il romanticume in mezzo, potevi fare che loro si riscambiavano i portafortuna, perché tanto non se lo ricordava chi gliel'avevano fatto. Non si ricordavano che il suo gliel'ha dato lei e viceversa. Semplicemente si sono ritrovati sti due bracciali, sti due cosetti in tasca e vabbè. E quindi potevano fare una cosa del tipo: tieni, prendi questo così comunque mi avrai sempre con te. Tieni, prendi questo così mi avrai sempre con te. Ti terrò con me per sempre. E poi basta. Tutto il resto dell'episodio magari potevi anche lasciarlo così. Potevi anche metterci tutto quel pezzo alla ti proteggerò io. Potevi anche metterci tutto quel pezzo di romanticismo e di Adrienne che combatte il vestito da scatola di Amazon. Potevi metterci il bacio. Ecco, un'altra cosa che avrei cambiato in realtà sarebbero stati proprio Nino e Alia che vengono gumizzati insieme. Non per il fatto che vengono gumizzati insieme, ma proprio perché sto tipo di cattivo, non tanto il cattivo perché obiettivamente è figo, ma è la motivazione e il loro due che non ha senso. O meglio, non è che non ha senso, ma perché è forzata, è tanto forzata come cosa. Cioè, mi diceva più cosa se prendevi un cristiano che non avevamo mai visto prima d'ora, che è stato gumizzato perché? Ma perché sti cavoli? Cioè, manco bisogno che per forza lo specifichi come cosa. Almeno a giudizio mio, poi. Poi la cosa del bracciale, nemmeno c'era bisogno. Cioè, lo vedi, porca miseria, che sono proprio buoni a sfruttare quello che hanno. La cosa del portafortuna, nemmeno c'era bisogno che magari lo ritrovavano proprio a fine puntata. Era un dettaglio che potevi ritirare fuori anche magari puntate dopo. Che magari a un certo punto loro due, smucinando in tasca, non lo so, si ritrovano i loro portafortuna e cominciano a pensare tipo: ma perché ce l'ho io questo? Me l'avevo dato ad Adrienne, ma il mio ce l'aveva Marinette, ma perché ce l'ho io? Perché quando ce li siamo scambiati? E tanto non ci pensavano, perché ovviamente, a parte che se l'erano dimenticati e vabbè, ma perché rincoglioniti come sono, non ci avrebbero pensato manco se ce l'avessero scritto sopra. Però sai cos'è? Creavi quell'attimo di zizzania, creavi quell'attimo di tensione, di scombussolamento, che loro comunque non si ritrovavano un dettaglio che comunque fa all'interno di una serie, all'interno di una trama, all'interno di una storia un po' così. Potevi fare una cosa praticamente alla Your Name. E invece no, cioè Oblivio, che era potenzialmente, aveva un potenziale incredibile. Io mi sto incavolando, veramente. Io questa terza stagione di Miraculous mi ci sto incavolando, perché stiamo alla terza stagione. Ora non ti dico che in teoria già dovevi chiudere tutto quanto, ma stai alla terza stagione e a me sembra che sti due, ma proprio tutti, stanno retrocedendo. Ma proprio a livello mentale, a livello di rapporti, a livello di sviluppo della trama, non c'è una trama almeno ora la terza stagione. Nella seconda obiettivamente succede più roba e ci sono più sviluppi. Ora l'unico personaggio che ha veramente mutato, che è stato sviluppato bene, è Chloe. Vi rendete conto? Chloe, personaggio secondario penso in origine concepito unicamente per rompere le scatole, portatrice per eccellenza di Akuma nella prima stagione, ed è il personaggio che ora mi dai, cioè ha avuto uno sviluppo migliore rispetto a Marinette e Adrienne. Ma stiamo scherzando? Ma poi te l'ho detto, non è che devi allungare il brodo chissà quanto. Bastava un niente, bastava un dettaglio per mandare un attimo in casino, per incasinare un secondo la situazione, per fargli venire, non ti dico il sospetto, ma il dubbio del ma perché questo che avevo dato ad Adrienne ce l'ho io, il dubbio del ma forse me l'aveva ridato, il dubbio del ma forse, ma come ho fatto a riaverlo quando me l'ha ridato, io non mi ricordo niente, quando è successo. E invece no, mi hai fatto un episodio unicamente, totalmente, assurdamente fanservice. Perché oltretutto, secondo me, si stanno rendendo conto di aver fatto la cavolata, perché hanno fatto tipo 8 episodi precedenti che hanno usato per smontare le coppie. Regà, all'interno di Miraculous ci sono degli episodi tipo Papagaru che sono stati fatti unicamente per smontare una coppia. Oppure Glaciator, per dirti: no, Ladybug e Chat Noir non potranno mai stare insieme. No, Marinette e Chat Noir non potranno mai stare insieme. Ed è rimasta la Lady Drien o la Adrienne. Però secondo me se stanno a rendere conto di aver fatto la cavolata, per il semplice fatto che per il carattere che hanno loro due, cioè nel senso Ladybug / Marinette e Adrienne, praticamente si impallano ogni volta che vedono l'un l'altro, non potrà mai effettivamente guagliare qualcosa. Ladybug praticamente va in palla, torna ad essere Marinette nel momento
in cui sta vicino Adrienne. Adrienne, lasciamo perdere. E quindi devono crearsi episodi un po' così, che dopo Gladiatore, dopo un'altra serie di dettagli che abbiamo visto nella seconda stagione, dove sembrava che Chat Noir si sia rassegnato al fatto che Ladybug non lo ama. E a te sta cosa, diciamo che non può fare altro che piacere, perché dici, dai, porca miseria, stiamo cominciando veramente a svilupparli bene sti personaggi. Tu mi devi buttare tutto così a zampe per l'aria con un episodio? Che ora Adrienne c'è sta ancora più sotto di prima? Che un'altra cosa che sarebbe stata bellissima, che avrebbe avuto un potenziale mozzafiato, sarebbe stata, però questo non sarebbe successo mai, perché veramente penso che gli sceneggiatori non l'avrebbero manco mai concepita una cosa del genere. Sarebbe stato che quando Marinette combatte contro Oblivio, Adrienne si fa un video con il cellulare, col telefono di Marinette, dicendole che comunque era una ragazza straordinaria, dicendole che comunque non te dico che la amava, ma che la apprezzava, insomma tutti quei discorsi strappalacrime. E poi stesso discorso, non c'era nemmeno bisogno che lo tiravi fuori a fine puntata, lo potevi ritirare fuori anche puntate dopo. E nel mentre magari ci facevi vedere che Chat Noir e Marinette comunque si sono sviluppati, cioè hanno sviluppato la loro amicizia. Perché mo obiettivamente la Mari e Chat è sempre stata una coppia che secondo me ha retto più di tutte, cioè rispetto alle altre ship parlo, perché Chat Noir e Marinette sono due personaggi che non hanno niente a che fare gli uni con gli altri. Sono veramente due personaggi che sarebbero partiti dall'amicizia, perché Marinette conosce Chat Noir, Chat Noir, Adrienne, conosce Marinette, e quindi potevano veramente sviluppare la loro amicizia, perché riescono a parlare bene, con calma e con tranquillità l'uno con l'altro. E allora là ci potevi buttare in mezzo pure una trama alla bella alla bestia, del tipo sono amici e poi uno dice un noi. E magari proprio buttandola così, partendo da questo presupposto, a un certo punto Marinette trova questo video e lo fa vedere a Chat Noir. E magari, non lo so, lei chiacchierando dice perché non so cosa fare, perché è questo ragazzo che mi piace. Ma nel mentre potevi buttare in mezzo anche Luca, perché comunque Luca si stava avvicinando a Marinette. Sarebbe venuto fuori una cosa pazzesca, sarebbe venuta fuori una signora trama, una signora scena. Perché nel mentre Chat Noir barra Adrienne si sarebbe reso conto di Marinette, e per la prima volta si sarebbe reso conto dell'esistenza di questa cristiana. Ma no, non so buoni a sfruttare quello che hanno. Porca miseria. Prima di concludere, ragazzi, volevo proporvi una cosa. Avevo intenzione di fare un nuovo episodio del Filo d'Oro risponde, che per i novizi essenzialmente voi mettete l'hashtag Filo d'Oro risponde e poi mi fate una domanda di un qualsiasi tipo, su di me, sulla mia vita, sulle serie, su teorie, robe varie, insomma quello che volete, e poi in un video a parte risponderò a tutto quanto. Ora, l'unica cosa è che io pensavo di farla come speciale, e quindi sono andata a riprendere le domande che mi avevate fatte sotto l'ultimo Filo d'Oro risponde. L'unico problema è che mi sono resa conto che sono domande troppo vecchie, perché l'ultima volta che ho fatto il Filo d'Oro risponde stavamo a 8.000 iscritti, non stavamo a 12.000 e passa, quindi voglio dire siamo aumentati abbastanza. Quindi se volete partecipare anche voi, scrivete nei commenti hashtag Filo d'Oro risponde, chiedetemi qualsiasi cosa e io risponderò. Va bene, gnocchi resti, concludo questo video, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi è piaciuto lasciando un bel commento e un mi piace, e seguimi su tutti i vari social che come al solito trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, e nel mentre mi raccomando continuate a fandomizzare il mondo. Ma ciao.